A Storie Italiane la giornalista molestata in TV, condannato, non si è scusato. Il gravissimo gesto subito è raccontato dalla giornalista Greta Beccaglia. Nella puntata odierna di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha ospitato una delle figure di spicco del giornalismo sportivo, Greta Beccaglia. Molte persone ricordano ancora vividamente il triste episodio accaduto lo scorso anno durante un collegamento in diretta da una partita tra Empoli e Fiorentina. In quel momento, Greta è stata vittima di un gesto inappropriato e molesto da parte di un uomo presente sul posto, il quale le ha dato una pacca sui glutei. La reazione di Greta in diretta non è stata altro che naturale. Ha espresso il suo profondo disagio per quell'atto non richiesto e ha dichiarato chiaramente la sua insoddisfazione per il fatto che la situazione sia stata minimizzata dallo studio televisivo. Il conduttore forse capisce dopo quello che sta succedendo e lo denuncia verbalmente, però io credo che non sia tanto il conduttore, ma come sia stato gestito il tutto, l'indifferenza delle persone intorno e anche gli altri colleghi che erano lì, non hanno fatto niente. Inoltre, ha manifestato delusione per la mancanza di solidarietà, addirittura da parte di alcune persone presenti sul posto, che hanno accusato la giornalista di essere vestita in modo inappropriato. Un episodio simile è avvenuto anche in Spagna non molto tempo fa. È preoccupante notare che, nonostante siamo nel 2023, episodi simili ancora si verificano, mettendo in luce la necessità di un cambiamento culturale e di una maggiore sensibilizzazione sul tema del rispetto e della sicurezza delle donne nei contesti lavorativi e pubblici. Tuttavia, una luce di speranza emerge dal fatto che l'uomo responsabile di tale gesto sia stato condannato, come ha dichiarato la stessa Greta Beccaglia. Che fine ha fatto lui? È stato condannato ad 1 anno e 6 mesi. In quest'anno e 6 mesi, ovviamente non andrà in galera, ma svolgerà lavori socialmente utili. È purtroppo da notare che un episodio simile sia accaduto in Spagna, ma con una risposta diversa e più rapida da parte delle autorità, poiché l'uomo responsabile è stato arrestato dalla polizia. Questi confronti tra le reazioni in diversi paesi mettono in evidenza l'importanza di affrontare seriamente la questione del rispetto e della tutela delle giornaliste e delle donne in generale. Le scuse mai giunte direttamente alla giornalista Greta Beccaglia. Gli ospiti di Eleonora Daniele a Storie Italiane hanno poi indicato che in Svizzera, i ragazzi vengono educati al rispetto delle donne e ciò è stato istituito sin dal 1990 proprio per evitare simili gesti che purtroppo continuano a verificarsi. Al termine dell'intervista, in studio, Greta Beccaglia ha confermato di non aver ricevuto delle scuse dirette dall'uomo. Praticamente da queste scuse sembra quasi che io gli abbia rovinato la vita, però in realtà è stato lui a fare un gesto che non è normale. Lo stesso ha dichiarato che sta passando un periodo difficile con la sua famiglia in seguito ai fatti avvenuti lo scorso anno, descrivendosi come una persona totalmente diversa dal gesto commesso. La conduttrice Eleonora Daniele si è mostrata profondamente provata anche dal fatto che Greta starebbe ricevendo continue minacce in seguito ai fatti avvenuti.